Amicimola.it, EICMA 2023 allo stand di Royal Enfield. Arriva la prima elettrica di Royal Enfield, che in realtà è un prototipo, come vedete alle mie spalle, rivolto al fuoristrada. Ne parliamo con Mario Alvisi, che è il responsabile, correggimi se sbaglio, del progetto elettrico di Royal Enfield. Corretto. Mario, una moto che sembra molto ben ingegnerizzata, è già fuori dallo stadio di prototipo. Come si chiama e quando arriverà? Allora, in inglese la chiamiamo Electric Himalayan Test Bed, banco di prova, ok? Ok. Questo è un laboratorio, questo qui è il primo, diciamo, al primo stage, siamo già avanzati alla terza fase, ma questa è quella che portiamo ad EICMA. Qui stiamo testando tutta la tecnologia elettrica che stiamo sviluppando all'interno di Royal Enfield. Abbiamo più di 100 persone adesso che lavorano sull'elettrico, tra designer, ingegneri, esperti nella elettrificazione, batterie, eccetera. Stiamo costruendo uno stabilimento a Chennai in India. E questo qui, diciamo così, abbiamo scelto la Himalayan perché vogliamo testare la tecnologia elettrica nelle peggiori condizioni possibili. Nelle condizioni più sfidanti, esatto, possibili. Quelle più sfigate, capito? Perché abbiamo detto, se funziona lì, poi può funzionare dappertutto. E allora è così. Dammi un'idea della potenza o della coppia che avete ottenuto e della possibilità che arrivi così com'è poi sul mercato. Guarda, questo qui secondo me, i dati tecnici al momento non sono importanti. La cosa che ci tengo a sottolineare è, testando questo tipo di tecnologia su questo tipo di moto, possiamo poi applicare questo tipo di piattaforma, batteria, BMS, gestione della batteria a tante moto che stiamo sviluppando. Questo qui non è un concept, è un laboratorio. Avremo altre moto, ti posso dire, che arriveranno prima di questa. Molto bene. Nei prossimi anni, mesi, vedrete tante cose arrivare da Royal Enfield. Tante idee. Benissimo, Mario, grazie mille, quindi ciao. A presto. Ciao. Grazie, ciao.